Oscar Rossi, allora oggi un momento particolare per così fare il punto sulla storia dell'azienda di famiglia, ma è stata anche l'occasione per riunire intorno all'azienda i fornitori, i clienti e parlare di marketing. Sì, io direi che oggi è stata un'occasione eccezionale per fare una cosa alla quale stiamo lavorando da diversi anni, praticamente il ripassaggio generazionale, ed era un po' il filo conduttore di tutta la giornata. Ci abbiamo messo 3 anni per fare questo passaggio e non è detto che da domani noi non ci saremo più, però i nostri nipoti e figli chiaramente sanno come si dovranno comportare in futuro. Quindi abbiamo fatto tutta questa giornata particolare parlando della storia, quindi del nostro padre, quindi il nonno dei nipoti, noi che abbiamo fatto questo po' di roba e i giovani che dovranno fare con le loro nuove strumentazioni tutto quello che il mercato richiederà. Abbiamo coinvolto dei nostri clienti, dei nostri fornitori, tutti i ragazzi che lavorano con noi per far sì che capiscano l'importanza dell'azienda, l'importanza della coesione fra tutti quanti noi e l'importanza di credere in quello che facciamo. Ho visto che è stato messo molto in evidenza l'aspetto ambientale della sostenibilità. Ma certamente, noi lavorando per l'ecologia, perché i nostri mezzi servono a fare la raccolta, devono essere fatti in modo che non inquinino a loro volta e soprattutto che facciano il lavoro nel migliore dei modi, mettendo nella massima sicurezza l'operatore, garantendo una longevità decente, quindi da poter far risparmiare chi acquista i nostri mezzi e soprattutto di essere di impatto positivo nell'ambiente. La Formica è un nostro collaboratore da sempre, direi, perché alla Formica abbiamo affidato tutte le nuove sperimentazioni dei prototipi. Quindi quando noi facciamo un veicolo nuovo, un prototipo chiaramente, lo diamo alla Formica. Superato il test Formica, noi sappiamo che quel mezzo può entrare sul mercato senza problemi, quindi per noi è indispensabile. Perché non solo ci testate i mezzi, ma ci date anche suggerimenti su che cosa fare perché questi mezzi siano più funzionali e che rispettino di più l'ambiente. Quindi la nostra collaborazione è giustamente conviviale, perché noi facciamo la parte tecnica, voi fate la parte sperimentale e ambientale e insieme creiamo un prodotto eccezionale. Complimenti ancora per oggi e per la storia dell'azienda. Grazie e in bocca al lupo alla Formica.